Ciao, ciao a tutti! Come avete visto o come state guardando, c'ho il solito look dal precedente video, perché ne ho fatti due di seguito. Non lo so quale vedrete prima, quale vedrete dopo, non lo so. Fatto sta che siamo qui e che dire, saluto come sempre tutti, tutti, tutti. Benvenuti e bentornati ai vecchi nuovi iscritti. Un bacio a tutti e grazie, grazie, grazie. Oggi siamo qui a parlare di un video haul. Praticamente c'avevo delle cosine che ho comprato in questi ultimi 15 giorni e le ho messe un po' di qua e di là e adesso ho radunato tutto. Qualcosa mi è rimasto fuori, ma non so dove l'ho infilato, lo farò vedere più avanti, semmai. E ho preso tre profumi su Notino. E ho fatto un acquisto su Sephora e uno su Avon. Allora, cominciamo su Sephora. Allora, di Sephora ho comprato cosa ho comprato? Allora, intanto mi è arrivato il famoso bonus che praticamente mi è arrivato un campioncino di questo fondotinta di Sephora. Poi mi è arrivato un altro campioncino di una crema. Che è? Un correttore de Guerlain. Quanta luce c'è qua oggi? Ecco, così lo vedete. E poi, che dire, tanto per rimanere in tema, ho comprato un altro rosetto e questo è il quinto che ho. Perché io me le do i rosetti, perché queste non vanno via e me le do sotto la mascherina, perché dopo io sto nel lavoro e sono truccata, la mascherina ce l'ho giù, perché intanto nel lavoro siamo io e il mio collega e quindi abbiamo la mascherina giù. Questo è il nome, sì, buona. Dirti turti, non lo so come si dice, semmai ve lo scrivo giù nell'info box. Comunque è oscuro, è un nude, ma più sullo scuro. È bellissimo e piano piano me le comprerò tutti perché queste mi garbano. Bellissimo, lo trovo che è un colore molto elegante, simile a questo colore qua, però leggermente più chiaro, questo nude sul lilla. Ce l'ho di Pat McGrath, è un rossetto che non dico che lo sto finendo, ma quasi, perché me lo do tantissimo, perché mi piace tantissimo. Questo lo possiamo buttare via, che stava lì perché dovevo fare il video. Possiamo buttare via. Pulisco la mano, visto che ho la camicetta bianca. Non so se avete fatto caso in questi video in passato che c'avevo il fluorino qua al collo, non è che avevo freddo. Semplicemente c'ho un cerotto. Lo vedete? Perché ho tolto un neo, non era niente di male, niente di niente, era semplicemente che era un neo che era un punto che mi dava fastidio con le collanine e coi capelli e poi dopo la notte me lo grattavo senza accorgermi, era un po' irritato e allora andava tolto. Mi avevano detto ora o a settembre, e che ho detto ora, prima lo levo così quest'estate non mi dà più fastidio. Era un neo un po' rialzato, ma ce l'avevo fin da quando ero ragazza. Allora, tornando a noi, su Sephora ho comprato questo rossetto che vi ho già fatto vedere. Poi ho comprato questa palettina, perché ora mi sono fissata con questo brand, non so perché, Hourglass,
che intanto che voi costa l'ira di Dio e io mi sono fissata con questo brand e piano piano compro un pezzo per volta. Ora volevo questa palettina, sia il mondo era mondo, perché era tanto che la volevo e l'ho presa. È una palettina di illuminante, polvere per il viso, insomma, io so che è spettacolare, a me piace tantissimo e la volevo e l'ho comprata. E terra di questa, di Douglas, sono Hourglass, sono spettacolare, sono al bacio, solo che costano. Ora ce n'è una che sicuramente non so se è perché è un colore che non va tanto, non lo so, l'hanno messo a scontatissima, addirittura a 11 euro e qualcosa, scontatissima, quindi non capisco perché, però l'hanno messa così, che si può va. Allora, che altro ho preso su Sephora? E il peso forte di questo video haul, ho preso di Sergio Lutens e Boys Vanilla. Era tanto che volevo questo profumo, anche questo l'ho pagato, però io lo volevo e me lo sono comprata. Mi piace più il packaging di quelle più vecchi, ma non lo facevano il 100 ml, facevano il 50 e io volevo il 100 ml. Questo è il tapino, che lui viene con questo tapino e dopo uno lo può togliere e mettere il e lo spruzzino. Non lo metto dentro il naso, semplicemente fuori, anche se con i miei profumi che compro io, che indosso io, posso fare quel che voglio, me lo posso infilare dovunque mi pare. Aperta e chiusa parentesi, però non me lo sono infilata dentro il naso e mai lo farò, ma perché non mi va di farlo, ma no perché non lo devo fare, io fo quel che voglio. Chiusa parentesi. Insomma, è un profumo fondamentalmente alla vaniglia e un giorno vi parlerò di lui più approfondito, dove dirò le sue note, la sua piramide olfattiva e tutto il resto, però è un profumo alla vaniglia. Top, top, top. Vorrei stare a vedere che non fosse top, visto quello che costa. Allora, con Sephora abbiamo finito. Per fortuna, perché Sephora mi succhia tutti i miei soldi. Allora, di Avon ho preso due bagnoschiuma che al momento non c'ho qua. C'ho su nella mia stanza dove ho tutti i prodotti tipo magazzino, che l'ho messa a posto. E sono due profumi. Uno è all'Iris, che è uno tra i miei preferiti, perché l'Iris non mi piace come profumo, ma mi piace tanto come col bagnoschiuma di Avo, è uno tra i miei preferiti. E poi ho preso quell'altro, quell'ultimo uscito dal Monoi, ho ripreso un altro, che mi ripeto, per me non sa di Monoi, è poco anche di cocco, per me sa di ananas, io sono sincera, sa di pigna colata, sa di... Cioè di, quando io dicevo sa di cocco un po' acidulo, è perché non riuscivo a capire che questo acidulo che io sentivo era proprio l'ananas. E di cosa lo percepì, di cosa fa questo paragone? Perché c'ho un olio per le unghie all'ananas e c'ha proprio quell'odore lì. Quindi questo è il mio parere, ognuno magari ha il suo naso, sentirà se farà la sua di opinione, ma per me sa. Non sa di Monoi, non sa di cocco, sa di ananas. Ho preso quello, però mi piace molto, per l'estate mi piace moltissimo. Poi sono lo sapete, i bagnoschiuma di Avo, io le adoro. Poi ho preso il terzo profumo, vi ricordate che ne avevo preso due? Avevo detto che quello rosa non lo prendevo, ma perché, non so perché, ero convinta che era alla rosa. Io la rosa è una profumazione che a me non piace. Piace soltanto quando è con altri fiori, dove la rosa si sente poco e niente. Se no, non mi piace la rosa.
o mi piace meno, diciamo. E invece non è questo, non è alla rosa, questo è un profumo al patchouli. E io non lo sapevo perché non avevo letto. E che dire di questo? Non lo volevo prendere e meno male che l'ho preso, perché fra i tre lui è il mio prefe, è il mio prefe lui. Lo amo, lo amo, lo amo. È stupendo. Anzi, vi ricordate, ora dico una cosa proprio, vi ricordate quel profumo che mi ha regalato mio marito, che era per Natale o per il mio compleanno? Non ricordo ora. Che l'anno scorso me l'ha regalato la vaniglia, quest'anno me l'ha regalato a... sono sempre la vaniglia, ma insomma è quello con la... l'anno scorso era quello con la confezione bianca, quest'anno era con la confezione nera, che sono di chi è lei? Di Uda? Insomma non mi ricordo chi è. E sono quei profumi che si trovano su Sephora. Quello nero che mi ha regalato quest'anno, che non ricordo se era per il mio compleanno o per Natale, penso per il mio compleanno, io trovo che abbia il solito odore di questo profumo. Non posso dire che sia il dupe questo di lui, neanche lui di questo, perché quell'altro costa un rene, questo è un profumino di Avon che costa sui 20 euro, non lo so, e a me mi costa meno perché, lo sapete, vendo al posto della mia suocera Avon da 2 anni o 3 anni a questa parte, però io sento il solito odore di quel profumo e quindi vi parlerò più approfondito. Praticamente cercherò le note di questo profumo e quelle dell'altro, darò questo profumo in un braccio e quell'altro in quell'altro braccio e vi dirò sì, ho ragione o no. Per me è, come si dice, spiccicato. È uguale, identico, però diciamo che prima di dire qualcosa proviamolo e poi dopo vi dirò cosa penso. Allora, chi mi segue su Instagram avrà visto che questo profumo l'avevo preso, è un profumo che è stupendo, è bellissimo, e l'ho comprato, è della Lick. L'ho comprato su Notino, è un profumo che ho comprato perché io, come ho già detto, non mi voglio ripetere, seguo molto i canali stranieri, soprattutto quelli spagnoli, messicani, e c'è una ragazza spagnola e una messicana in particolare che seguo e mi danno tante chicche di cose che magari qui sul tubo non vedo quasi mai e da loro prendo spunto. E mi è piaciuto tanto questo profumo, tantissimo tantissimo, e ora non so come mettere queste cosine qua, è un profumo, insomma, come vi ho detto, della Lick. Anche qui vi dirò le note di la piramide di questo profumo è un video apposito per loro di questi ultimi acquisti, perché adesso volevo essere più breve, volevo farvele vedere perché lo voglio mettere in uso e quindi prima facevo vedere. Mi sono scordata di metterlo ieri nei profumi dei package più belli, perché questo è spettacolare, veramente stupendo. Anche il package secondario, vedete, tutto col sole, questo colore rossa, come posso dire, è un rossa pesca, non so, è un rosa bellissimo, mi piacerebbe tanto una maglia di questo colore a me. Poi, cos'altro ho preso su Notino? Ho preso due profumi di... Kim Kardashian. Pure questo li ho visti sul canale di questa ragazza. Questo l'avevo anche visto qua sul tubo un anno fa. Non ricordo, l'avevo visto, sì, non mi sbaglio, non volevo dire una cavolata, se non mi sbaglio l'avevo visto sul canale di Crisi74, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che l'avevo visto sul suo canale. È un profumo che dopo lo cercavo, l'avevo visto su Amazon e dopo era andato sold out. È un profumo al miele e come non potevo prenderlo,
Facci qui l'ape. C'è un packaging anche questo meraviglioso, mi piace tantissimo e lo volevo. L'unica cosa di questo profumo, che è buonissimo, è stupendo, che io l'ho già provato, che posso dire, e ahimè mi dispiace, è che pecca di persistenza. È un profumo che praticamente te lo dai e non dura quasi niente. Quasi niente. Peccato perché buonissimo. Profumi che trovate su Notino a un prezzo molto basso. Si aggirano sui 20 euro. Così. È buonissimo. Questi li avevo comprati tipo, mi ricordo, tempo fa e non me l'ero scordata. L'avevo messo lì, avevo detto quando farò un video, poi è venuto fuori questo casino e mi scocciava a mettere fuori video haul, cose quando la gente non aveva voglia di sentire queste cose. Packaging secondario è bellissimo. E il secondo è sempre di lei, di Kim Kardashian, quelle sorelle famosissime. È sul solito stile, con la differenza che questo dura assai di più. Vedete? Package è uguale, cambia la profumazione, cambia il nome e cambia anche la durata. Perché anche se questo io lo amo, la follia, perché al miele, come profumazione questa mi piace molto di più e anche come durata. Molto di più, cosa che quell'altro. Metto di qua perché lascio quello di lavo. Stupendo. Stupendo. Questo come profumazione a me mi piace di più e mi dura di più. Questo ha un colore bellissimo, questo qui. Peccato che la persistenza è quella che mi dispiace. Sa proprio di miele, eh? Come ho già detto, vi parlerò di questi profumi in un video apposito per loro. E quindi, che dire, io credo di aver finito. Sì, ho finito questo video haul mandando un bacio a tutti voi. E oggi è sabato, quindi non so quando pubblicherò questo video. Comunque, io vi faccio Vi auguro un buon fine settimana a tutti, un buon inizio settimana, buon proseguimento, statemi bene, attenti, usate le mascherine, prendete tutte le precauzioni che prevede il caso per non dover prendere questa dannata malattia, virus, quindi perché c'è sempre in giro e lì è in agguato. Quindi un bacio a tutti. Al prossimo video, ciao!